Sì, dice, non c'è. Misura andava a scuola e ritornavo da scuola, andavo a aiutare a zappare, insomma. Quando si tornò a casa, dopo non so se fu la sera, insomma, si trovò tutta di livida addosso. Questa storia del mostro come ha condizionato la sua vita? Moltissimo, moltissimo. Secondo me è uno dei criminali più complessi, più pericolosi, più straordinariamente contorti psicologicamente nei comportamenti. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, bentrovati a tutti, amiche ed amici. Siamo così arrivati al 1985. Adesso è anche giusto spendere due parole, diciamo, sul nostro assassino. Nostro, tra virgolette, chiaramente. Molte persone mi hanno chiesto: Aldo, ma secondo te perché poi ha smesso di uccidere, no? E io, come tutti, se chiedete a qualsiasi persona che si occupa della vicenda Mostro di Firenze e gli fate la stessa domanda, che cosa vi potranno rispondere? Secondo me ha smesso di uccidere per questo, secondo me ha smesso di uccidere per quest'altro. Nessuno può sapere perché e se, soprattutto, abbia effettivamente smesso di uccidere. Certamente ha smesso di uccidere con la modalità, diciamo, sua, quella classica, quella con cui si è sempre firmato dall'81 in poi. Quella era la sua firma, tutto il duplice delitto era la sua firma. Gli assalti, i bossoli, le ferite, tutto faceva parte del suo disegno. Adesso però, se noi osserviamo bene, io vi parlo certamente di questa psicopatologia perché per agire in quella maniera, per fare quelle cose, se poi non dovremo scoprire davvero un giorno che si trattava davvero di un gruppo di persone che mise in piedi il modus operandi di un assassino seriale per confondere le acque. Ci sta, io vi dico, non disdegno le altre tesi. Tutto deve essere dimostrato e tutto deve venire a galla. Chiaramente io sul mio canale seguo questa, quella dell'assassino seriale unico, non posso mica discutere tutte le tesi che girano in rete, cioè in maniera approfondita, perché non ne avrei neanche i mezzi, il tempo, insomma. Quindi se dovessimo venire un giorno a sapere che si trattava di un gruppo istituzionale, un gruppo eversivo, tutto quello che volete, che avesse messo in campo tutte queste azioni, allora ne prenderemo atto e sarò il primo a prenderne atto. Per quel che riguarda la figura dell'assassino seriale unico, nessuno può sapere come mai abbia smesso di uccidere. Secondo me, come vi ho già detto, guardando anche le cadenze dei duplici delitti, allora questa psicopatologia era comunque tenuta sotto controllo dal nostro uomo. È un qualcosa che faceva parte di lui, ma lui era comunque riuscito a volgerla a suo vantaggio. Perché? Com'è che questa, il culmine, no? Di questa psicopatologia si presenta sempre, parrebbe, tra giugno e settembre. Come mai? Agosto 68, settembre 74, giugno 81, ottobre 81, giugno 82, settembre 83. Luglio 84, settembre 85,
Ma una volta che l'avessi ucciso, che ne so, in gennaio, come mai? Non ce l'aveva questo disturbo nei mesi di gennaio? E gli altri? Febbraio? Marzo? Aprile? Maggio? E novembre? Dicembre? Che faceva questo assassino seriale? Passava il tempo? Quindi, vedendo le cadenze dei duplici delitti, non è un caso se scegliesse proprio anche le notti di 9 luglio, non dove la luna proprio non c'era. Inizialmente non c'era, poi sarebbe sorta tardissimo. Quindi sono tutti duplici delitti compiuti sì in preda ad una psicopatologia. Ma dalla serie dell'81 di giugno in poi sono molto ma molto studiati, perché non è come un Donato Bilancia. Lui non aveva mica a che fare con ambienti di Stato, Donato Bilancia. Non doveva mantenere, diciamo, facciate. Era lui, col suo male, che quando gli prendeva andava a uccidere una volta questo, una volta quello, una volta quell'altro, ma non aveva delle date precise o un modus operandi, diciamo, preciso, se non quello di legare una maglietta sulla testa o intorno alla testa della vittima per poi spararle alla nuca. Questo nel caso di moltissime prostitute. Quindi è un modo di agire diverso quello del nostro uomo da quello di Donato Bilancia. Donato Bilancia ucciderà 17 persone in 6 mesi. Il nostro, sempre tra virgolette nostro, assassino seriale ucciderà 16 persone in 17 anni. Quindi sono duplici delitti comunque studiati. Perché le cadenze annuali? Se non fosse stato per l'ottobre, l'unico mese in cui colpisce, l'unica volta, scusate, in cui colpisce di ottobre. Non era mai successo prima e non succederà mai più che lui possa colpire ad ottobre, o a novembre, o a dicembre, o a gennaio, a febbraio, a marzo, mai. Lì è stato costretto, vi ripeto, dalle circostanze ad accelerare la serie di duplici delitti, quindi è una mente calcolatrice proprio, che anticipa le mosse, anticipa i tempi per uscire, diciamo, fuori dai guai, dalle situazioni che lo potrebbero in qualche modo mettere in difficoltà, ma neanche più di tanto, però essendo lui un preventivo ci pensa preventivamente e va sempre ad agire in modo che poi possa avere sempre la strada libera. 81 di ottobre, 82 Baccaiano, pista sarda, è andata. Quindi lui, dopo il 1985, dove ha realizzato il suo gioiello criminale di Scopeti, che cosa fa? Sfida tutti, la dottoressa Della Monica con l'embo di seno, con la lettera accuratamente preparata per impressionarla ulteriormente, minaccerà i magistrati e anche qui fateci caso. Qualcuno giustamente si è chiesto come mai l'assassino, o insomma, se fosse stato lui, no, a mandare tutte le lettere, io sono convinto di sì. Per la lettera alla dottoressa Della Monica è stato più accurato e per le tre lettere dei magistrati ha fatto un lavoro, diciamo, tra virgolette, solo di minaccia, addirittura leccando il bordo, no? Per chiudere le lettere, lasciando quindi tracce di saliva. Perché? Perché come sempre questo uomo era avanti, sapeva all'epoca cose che noi sappiamo oggi. Lui non si preoccupava minimamente dell'avvento del DNA. Essendo un uomo delle forze dell'ordine, di lì a poco sapeva che sarebbe entrato in vigore questo DNA, magari anche intrattenendo, come vi posso dire, relazioni con le, con a volte succede, le polizie di altri paesi,
un tuo amico, magari un collega dalla Francia, ti chiama e dice: sai che qui sta entrando in vigore il DNA e tra un po' vedrai che lo introduco anche in Italia, no? Per dire. E in effetti nell'87 entra il DNA a favore delle indagini in Italia, sarà agli albori chiaramente, verrà usato per la prima volta nel caso di Lidia Macchi, ve l'ho già detto, e non sarà risolutivo perché i mezzi erano ancora all'inizio, no? Come qualsiasi mezzo di indagine che si sperimenta per la prima volta, poi nel tempo viene affinato. Ad esempio, vi porto il paragone con le rice trasmittenti, no? O con le telecamere, o il GPS che veniva usato un tempo dalle forze dell'ordine. I primi GPS di un tempo, vi porto questo esempio, erano per dire grandi così e venivano attaccati sotto le macchine. I GPS di oggi sono dei chip piccolini che neanche si vedono, ecco. Uguale per le telecamere, uguale per i microfoni, eccetera, quando si deve fare delle intercettazioni oppure si deve osservare un certo luogo in merito a una determinata indagine con le telecamere. Quindi ogni mezzo di indagine poi nel tempo si affina. Nell'87 era ancora agli albori e il tempo, amiche e amici, darà ragione come sempre a questo assassino, mi dispiace dirlo. Del DNA di queste tre lettere ne siamo venuti a sapere qualcosa o qualcosina anni dopo, 20 anni dopo. Noi, poi ci fu già la perizia del genetista Ugo Ricci in merito a queste lettere, però poi sempre protratta nel tempo, ma nell'immediato, quando lui leccò quelle lettere per poi inviarle, già sapeva lui, non temeva queste questioni. E il tempo infatti gli ha dato più che ragione. Non lo hanno mai individuato tramite quelle lettere e quelle lettere non sono state contestate a Pietro Pacciani a processo. Niente. Quindi chi lo sa che nel tempo non abbiano ripreso queste lettere in mano e poi abbiano visto realmente a chi potesse appartenere quel DNA. È molto strana la vicenda processuale ed investigativa del mostro di Firenze. Il fatto che una procura non contesti a un assassino seriale unico delle lettere che fanno comunque parte del suo modo di agire, oltre ai duplici delitti, questo assassino sfidava, minacciava pesantemente gli inquirenti e ne conosceva spesso le iniziative. Non è da tutti, eh? Non è proprio da tutti. Sempre nel 1985 vi è la famosa lettera alla Nazione, no? Sono molto vicino a voi, non mi prenderete se io non vorrò. E chi mi dice a me che lui, una volta terminata la serie di duplici delitti, una volta compreso che non avrebbe potuto continuare a compiere duplici delitti di quella natura, chi mi dice a me che non si sia lasciato prendere? Voglio dire, che si sia messo lì in pace, tranquillità, senza consegnarsi, come per dire: mi avete individuato, no? Scovatemi. E poi quando ci vediamo a tu per tu facciamo due chiacchiere. Quindi questa è la motivazione del perché secondo me l'assassino smette di uccidere. Perché si tratta di una psicopatologia che lui è riuscito comunque a addomesticare. Vi ripeto, non si pianifica dei duplici delitti con cadenze annuali, sempre negli stessi mesi, se non si conservasse quantomeno una lucida follia. Si ucciderebbe una vittima al mese, per dire, oppure una vittima ogni 2 mesi, dove capita capita, dove sei. Lui no.
sapeva dove mettere i piedi prima di fare un passo. Che cosa potrebbe essere successo dopo il 1985? Secondo me, a seguito della formazione della SAM, della formazione, mi viene sempre da dire questa parola, a seguito della istituzione della SAM, è cambiato il metodo di lavoro, effettivamente con i controlli incrociati, con i computer, arrivano ad individuarla. Fine 1985, primi sei mesi del 1986. La scena io me la immagino così. Basata sempre su, poi andremo a leggere anche una cronologia, non è che la scena me la immagino così solo di mia fantasia, un po' come per la tesi dell'assassino seriale maresciallo, no? Quella è la tesi, la possibile infanzia per il trauma, come avrebbe fatto ad agire sempre sul territorio restando impunito, però mi sono basato su dati di fatto, cioè su duplici delitti, su tempistiche, su indagini, insomma. Mi spiego? È uguale in questo caso. Che cosa può essere successo in merito a quello che poi andremo a vedere? No? Cioè, perché quello che poi andremo a vedere, secondo me, si spiega soltanto in questo modo. Allora, arriva Ruggero Perugini nell'ufficio del a breve procuratore aggiunto Pierluigi Vigna. Quindi siamo alla fine dell'85, primi 3-6 mesi del 1986. Vigna diventerà procuratore, nell'87 sarà procuratore aggiunto di sicuro. Quindi mettiamo che fino alla fine del 1986 sia rimasto comunque sostituto procuratore e titolare dell'inchiesta sull'assassino seriale. È lui incaricato dallo Stato di catturare questo assassino, no? Ricordate le parole di Augias? E lì era procuratore aggiunto nella trasmissione telefono giallo. Qui diciamo che Perugini si reca dal sostituto procuratore Vigna, a breve procuratore aggiunto, nel suo ufficio privatamente e si daranno del tu, chiaramente, no? E gli dirà: buongiorno Pierluigi, devo parlarti. Adesso improvviso anche un po' il tono di Perugini, no? E Vigna dirà: prego Ruggero, siediti, dimmi. Guarda che l'abbiamo individuato, l'assassino è lui. Vigna prende questo dossier, ma sei sicuro, Ruggero? Secondo i nostri dati, i controlli e le verifiche fatte al 99,9%, lui corrisponde col nostro uomo. E Vigna avrà fatto un'espressione tipo questa, ora non così, però: porca puttana, ma come lui? Che appartiene alla caserma di figlio delle persone che... Ma chi l'avrebbe mai immaginato? Ma ti ricordi che lo definivo sempre, quando veniva sui luoghi dei duplici delitti, in ritardo, con la divisa sgualcita, e io lo prendevo in giro definendolo un disadattato sociale, sei proprio un fantasioso, un sognatore, ma ti pare a te il modo di presentarti con la divisa? Lo prendevo in giro perché mi sembrava sempre con la testa tra le nuvole, altro che testa tra le nuvole. Ruggero, siamo sicuri che è lui? Ora, perché vi ho fatto questo ipotetico discorso privato tra Perugini e Vigna? Perché quello che è stato messo in atto nel tempo
da questi due funzionari di Stato è un qualcosa che non voglio dire non abbia eguali, però se ci si fa un po' attenzione lo si nota. E anche tutto il percorso della cronologia che ha portato poi a tutti gli eventi che conosciamo è un po' anomalo, se lo si osserva un attimo con attenzione. Cercate di starmi dietro, vado proprio con calma. Allora, il 1987 è l'anno sì della famosa lettera, un'altra volta, alla dottoressa Della Monica, con le 30 righe d'attilo scritte, cassetta VHS, canzone Anna, possibile errore del mostro, è lui che ribadisce in quelle 30 righe d'attilo scritte: io non ho commesso nessun errore, avete sbagliato voi, state continuando a sbagliare e io sono ancora qui a mandarvi le letterine d'amore, diciamo, no? A meno che poi non sia tutta un'opera dei servizi segreti, e allora anche qui andrà dimostrato. Però, nella mia ottica, un assassino che sfida le forze dell'ordine ci può stare. E quindi, al di là della lettera, allora, andiamo con la storia ufficiale, la cronologia ufficiale, va bene? Tenendo presente il colloquio privato tra Vigna e Perugini, che l'hanno individuato. Era uno di loro, molto vicino a loro. Nell'87 Pietro Pacciani è in carcere per la vicenda delle figlie, quindi già qui è pacifico che la lettera con le 30 righe d'attilo scritte, anche se io non avevo bisogno di questa conferma, è chiaro che non la possa aver mandata Pacciani. Il 27 ottobre del 90 Ruggero Perugini si reca in carcere da Pacciani e lo interroga. Tra il 29 e 30 ottobre del 91 vi sarà l'avviso di garanzia in carcere a Pacciani: sei tu formalmente indagato di essere l'assassino seriale. E qui Vigna è già diventato procuratore capo nel 91. Dopo che gli hanno mandato l'avviso di garanzia di essere l'assassino, questa è la cronologia ufficiale, il 6 dicembre del 91, un mese poco più dopo che gli avevano mandato l'avviso di garanzia di essere l'assassino, lo fanno uscire dal carcere. Pacciani esce il 6 dicembre del 91 e gli inquirenti, vabbè, diranno: tanto ce l'abbiamo sott'occhio. Sì, ma è sempre un assassino, è quel tipo di assassino nella tua ottica. Ormai, voglio dire, tienilo in carcere, continua a indagare. Dice: ma tanto l'avevamo sott'occhio e non poteva uccidere nessuno, e che ne sai? E se avesse ucciso la moglie in casa? Se avesse ucciso le figlie? Non lo so io. Si parla di un assassino seriale. E lo rimettono in libertà, capito? Non torna, ha voglia a fare discorsi. Anche, vi ripeto, se ce l'avevano sott'occhio, dentro casa non ce lo potevano mica avere sott'occhio. Se gli fosse preso un raptus a Pacciani con un coltellaccio e avesse sterminato tutta la famiglia, chi glielo avrebbe potuto impedire? Chi avrebbero dovuto poi ringraziare, no? Le figlie e la povera Angelina Magni, nel caso a Pacciani fosse preso questo raptus. Lo hanno lasciato libero. 6 dicembre del 91. Il 4 febbraio del 92 c'è l'appello di Perugini presso la piazza di Vicchio, con accanto l'avvocato Pietro Fioravanti, giustamente, che lui sapeva dell'avviso di garanzia, l'avvocato di Pacciani, così come dietro c'era alle spalle di Perugini l'avvocato Santonio Franchetti, e anche Perugini sapeva dell'avviso di garanzia, ma si è prestato a quella pantomima. Questa è una presa per il culo di un funzionario di Stato di Polizia, che va davanti alle telecamere a parlare con l'ipotetico mostro per intortare la mente delle persone, quando lui già sa chi è, nell'ottica dell'accusa, l'assassino seriale: Pacciani. Chiama a dire l'agente di Guidi, chiama mostro, belva, io credo di aver imparato a conoscerti, anche a capirti, ma che cazzo dici, a pigliare per il culo la gente? Queste sono prese per il culo, punto e basta. Già questo è un comportamento di Perugini, di un funzionario che io ritenevo serio come Ruggero Perugini, che già sballa con gli eventi.
non c'è nulla da fare. Dopo l'avviso di garanzia, a Pacciano, Perugini farà questa pantomima. Arriva il peggio. Il peggio è poi quando, scusate, mi sono perso una pagina. Il peggio è, anzi, ora prosegue e poi arriviamo al peggio. Quindi il 4 febbraio del 92 c'è l'appello di Perugino, che lui già sa a chi lo sta facendo, però il 27 aprile del 92 inizia la maxi perquisizione nell'orto di Pietro Pacciani, eccetera eccetera. Poi il 16 gennaio del 93 c'è l'arresto un'altra volta di Pietro Pacciani, quindi l'avevano fatto uscire il 6 dicembre del 91 per riarrestarlo poi il 16 gennaio del 93 con l'accusa di essere l'assassino seriale unico. Ho capito, allora potevi tenerlo in carcere, insomma, un altro paio d'anni, almeno stavamo sicuri, no? Niente, vabbè. Quindi lo hanno lasciato per poi riacchiapparlo dopo. Il 15 gennaio del 94 c'è il rinvio a giudizio di Pietro Pacciani, il 19 aprile del 94 inizia il processo di primo grado, presidente ogni bene. Il 1 novembre del 94 Pacciani viene condannato all'ergastolo. Ora, da questo punto di vista, l'impostazione della pubblica accusa è andata a gonfie vele. Arretto al vaglio dibattimentale di primo grado e Pacciani ci ha rimediato all'ergastolo, 14 ergastoli, però ne basta uno. E chiaramente al secondo grado di giudizio, l'appello, e l'appello per Pacciani comincia il 29 gennaio del 96, il processo di appello a Pacciani con presidente Francesco Ferri. Nel mentre però, tra il 1 novembre del 94, dove Pacciani ha rimediato l'ergastolo, e l'inizio del processo di appello il 29 gennaio del 96, ci sta un fatto in mezzo, che il 25 gennaio del 96 viene inviato l'avviso di garanzia a Mario Magni. Ora, che c'entra Mario Magni? Dal momento che la procura in primo grado sull'indagine dell'assassino seriale unico ha ottenuto comunque un successo processuale, la condanna dell'imputato per 14 delitti. Delitti, non pubblici delitti, per aver assassinato 14 persone. Quindi, perché di fronte a un successo giudiziario così, la procura inizia a lavorare anche ai presunti complici, perché Mario Magni viene fuori dallo spunto della sentenza Unibene. È Pietro Pacciani per noi l'assassino, ma ci sono situazioni che per lui solo non tornano, questo viene scritto nelle motivazioni della sentenza, ci dovrebbero essere dei complici. E li vanno a cercare, quindi l'avviso di garanzia a Mario Magni. 29 gennaio, abbiamo detto, comincia il processo di appello a Pacciani. Il 12 febbraio del 96 c'è l'arresto di Mario Magni, dopo l'avviso di garanzia, il 12 febbraio se lo vanno a prendere e se lo portano in carcere a Mario Magni. Nel mese di febbraio notate che la procura produrrà almeno 100 atti di polizia giudiziaria. Nel solo mese di febbraio, in 30 giorni 100 atti, un'attività febbrile, tra cui l'arresto di Mario Magni rientra in un... è uno di questi atti. Il giorno dopo, il 13 febbraio del 96, il presidente Ferri assolve Pietro Pacciani da ogni accusa, lo proscioglie, lo assolve da ogni accusa e dice la fatidica frase: sia rimesso subito in libertà se non detenuto per altra causa. Quindi Pacciani esce dalla corte di assise di appello da uomo libero, è assolto, punto e basta, per non aver commesso quei fatti. E quel giorno lì, il 13 febbraio del 96, Mario Magni sarà lì in carcere, arrestato il giorno prima, come presunto complice di un assolto per quei fatti. E rimarrà in carcere 9 mesi, fino a che poi la Cassazione non annullerà
la sentenza di appello, ma anche la sentenza di condanna, non era convinta né dell'una né dell'altra la Cassazione. Rinvia a un nuovo processo. Dice, vediamo che succede. Questo il 12 dicembre del 96. Che cosa succede il 14 gennaio del 1997? Pierluigi Vigna viene nominato procuratore nazionale antimafia. A un mese esatto, 12 dicembre 96, 14 gennaio 97, a un mese esatto dall'annullamento della sentenza di appello con rinvio a un nuovo processo, Pierluigi Vigna prenderà armi e bagagli, come si suol dire, dalla Procura di Firenze e si trasferirà alla Procura Nazionale Antimafia con questa macchia sulle spalle. Che cosa avrà detto Vigna a Canessa? Sarà andato lì, si davano del tu. Ciao Paolo, due baci sulle guance. Io devo andare ora ad occuparmi di altre questioni. Lascio in mano a te il procedimento sui presunti complici. Infatti il processo a Vanni più 3 comincerà il 20 maggio del 97. Vigna dirà a Canessa: io ho consegnato un assassino seriale all'opinione pubblica, bene o male, poi saranno altri giudici a decidere se il nostro lavoro in merito all'indagine su Pietro Pacciani sia stata giusta o sbagliata. Io intanto ti saluto e me ne vado. Ciao Paolo, grazie di tutto. E il dottor Canessa che gli avrà dovuto dire: ciao Pierluigi, buone cose, insomma. E invece i giudici non avranno modo di approfondire un bel niente, perché purtroppo Pacciani morirà o la giustizia italiana arriverà troppo tardi e Vigna diventerà procuratore nazionale antimafia per i grandi meriti svolti a livello di inchiesta sul terrorismo e sulle famiglie mafiose. Quindi quelli sono grandi meriti dove Vigna ha ottenuto successi indiscutibili, punto e basta. Non è che venivano arrestate persone e poi dopo un po' venivano scarcerate perché non c'entravano nulla, come nel caso del mostro di Firenze, no? In quelle inchieste lì le persone che hanno individuato, sia a livello di mafia che di terrorismo, sono state arrestate e poi sono rimaste dentro. Mi spiego? Quindi Vigna sapeva perfettamente, conosceva perfettamente la differenza tra una prova concreta, reale, che si può toccare con mano, e una prova invece simile a quella che gli prospettava Francesco Vinci nel colloquio, il castello di carta. Chiaro che Vigna sapesse queste differenze. Ecco perché l'attività febbrile a febbraio, proprio sullo spunto del presidente della corte Ognibene, ci dovrebbero essere dei complici, succoni che non siete altro, dormiglioni. Avete indagato tutto questo tempo su Pacciani e non vi eravate accorti che ci potevano essere i complici? E chi li trova poi? Michele Ciuttari, per forza. Li trova. Gli stessi che aveva già indagato per Pierluigi. Ma lo vedete che non torna niente? Come mai? Hanno fatto a giocare a nascondino? Che hanno fatto questi inquirenti? Ecco che cosa hanno fatto. Tornando a ritroso, il 27 aprile del 92 comincia la maxi perquisizione, no? La perquisizione più lunga della storia giudiziaria italiana. E nell'orto di Pacciani, guardate chi c'era, non c'era mica soltanto Ruggero Perugini, ecco, lo sa, intendiamoci. C'erano i ROS dei Carabinieri di Firenze, c'era la Criminal Poll, c'era la Polizia Scientifica di Firenze e altri, adesso non ve li sto a citare tutti. Nell'orto di Pacciani, in quei giorni di perquisizione, c'era lo Stato. Mi spiego? Lo Stato. La zona era recintata, chiusa. Non potevi passare neanche quando non venivano effettuate ricerche. Era recintata dallo Stato. E allora quel proiettile che oggi sappiamo con certezza essere un falso, chi ce l'ha messo lì? Gli uomini di Stato, funzionari di Stato, punto e basta. Non c'è da fare tanti discorsi, eh? Scusate,
in una zona recintata dallo Stato per 14 giorni, l'ultimo giorno si viene a trovare un proiettile imbozzolato che luccicava in un giorno di pioggia e tutte le minchiate che sappiamo, quel proiettile lì ce l'hanno messo a funzionare di Stato perché non c'era. Mi spiego? Oggi è un fatto determinato, non capisco perché anche nella maggior parte delle trasmissioni che si occupano della vicenda Mostro di Firenze questo fatto venga quasi ignorato. Era un falso. Già ci furono dubbi in corte di appello da parte del procuratore di udienza, Piero Toni, che non diceva, intendiamoci, che si trattasse di un falso. Diceva, questo tipo di pallottola potrebbe non essere compatibile effettivamente con quelle che conosciamo. Il dubbio, potrebbe non essere compatibile. Né lui né Ferri hanno mai ipotizzato del dolo da parte dei funzionari di Stato, da parte degli inquirenti. Oggi noi sappiamo che ci fu del dolo nel fare quello. Quello che noi siamo venuti a sapere 30 anni dopo, chi ha messo quel proiettile lì già lo sapeva che stava facendo una cosa che non avrebbe dovuto fare. Non bastavano i dubbi della Corte di Appello, va bene, non bastava la perizia Minervini, che ha parlato palesemente di proiettile artefatto, e non perché fosse stato sezionato prima dai suoi colleghi, ma vi pare che uno come Minervini non sappia riconoscere un proiettile lavorato dai suoi colleghi con un proiettile che ha delle alterazioni di suo? E che è stronzo Minervini, abbiate pazienza, su, se no si parla di balistica, cioè sento parlare di balistica a destra, a manca, e poi se parla uno come parli di Minervini, che è una potenza sotto questo punto di vista, voglia fare discorsi, si dice no, sì, ma che vuoi che abbia capito Minervini? Come che vuoi che abbia capito Minervini? È il suo mestiere. Non bastava la perizia Minervini, non vi basta neanche quella del Rosso? Più recente, ha detto espressamente, quel proiettile non è mai stato incamerato, non è mai stato incamerato in una beretta calibro 22, almeno non l'arma che si sospetta potesse essere quella dei duplici delitti, mai! Quindi, se Minervini ha parlato di prova artefatta, non genuina, e la perizia del Rossa ha parlato del fatto che quel proiettile non fosse mai stato incamerato dentro una beretta, questi due elementi di queste perizie ti fanno capire che quella è una prova fabbricata ad arte. Neanche è una manipolazione della prova, no? Che si scopre delle prove e poi, per renderle magari più innocue, si allacquano, si manipolano, eccetera, eccetera. Qui no, qui siamo oltre. Qui siamo alla creazione della prova a danno di una persona che poi diventerà l'imputato anche sulla base di quella prova lì, falsa. E allora voi arrivate a capire da soli, non ve lo devo mica dire io, che se dei funzionari di Stato arrivano a creare delle prove false, significa chiaramente che sotto c'è qualcosa di grosso, c'è qualcosa che non va. Ecco perché vi dico si tratta di una vicenda di Stato, perché questa manovra qui del proiettile può essere stata messa in atto solo da uomini di Stato. Perugini ci ha messo la faccia, ma pensavate davvero che non sapesse Perugini, quando si è presentato a raccontare quella versione lì dello scintillio nel giorno di pioggia, sta pallottola imbozzolata, pensate davvero che non sapesse che stava dicendo delle sciocchezze? Certo che lo sapeva, è ovvio che lo sapeva. Cioè, ma mica era uno davvero che dormiva in piedi per Perugini, eh? Ha mentito, punto e basta. Per far sì che venisse ritrovata questa prova regina, oggi sappiamo essere falsa. E allora perché? Ditemelo voi.
Perché dei funzionari di Stato devono creare prove false a carico di un sospettato? E poi di Pietro Pacciani. Di Pietro Pacciani. Anche la teoria, no? Di come sarebbe rimasto quel proiettile in quell'orto, che si sarebbe incastrato nella pistola di Pacciani. Lui, per disincastrare, diciamo, per disinceppare questa pistola da questo proiettile, avrebbe usato un arnese graffiando così questa pallottola, che poi sarebbe caduta nell'orto. Pacciani che fa? La vede cadere e dice: sai che? La lascio lì, tanto sono soltanto un pregiudicato, no? Ogni tanto vengono a casa carabinieri e polizia a farmi visita, ma io la lascio lì nell'orto, quella cartuccia che è quella che firma i delitti del mostro. Che cazzo me ne frega a me, ragazzi? Dai. Quindi perché, ditemi voi, perché dei funzionari hanno bisogno di comportarsi in questo modo? Cioè, il fascicolo per depistaggio, che oggi sì, era stato aperto, poi sono tutti morti, chiaramente, no? E quindi che ti vuoi fare l'inchiesta? A chi lo fai l'addebito? Amici, amici, se Perugini fosse stato ancora in vita e in buona salute, avrebbe rischiato molto grosso a livello di legge, a livello penale, per questo suo comportamento. Ha mentito, amiche ed amici. Ha fatto sì che questo proiettile falso in quel periodo lì, in quel tempo lì, diventasse una realtà, una prova oggettiva, visiva, tangibile, a carico poi di quello che sarebbe diventato l'imputato, Pietro Pacciani. Che ne pensate voi? Cioè, vi sembrano comportamenti, ragazzi e ragazze, normali? Perché non si prende atto del fatto che questo proiettile fosse falso? A seguito di due perizie, basta ora, è un falso, niente, è tutto un castello proprio costruito per distogliere l'attenzione su Pietro Pacciani e chiaramente per far sì che non si guardi in altre direzioni, magari quelle che loro avevano già individuato. Perché guardate, amiche e amici, questi sono comportamenti gravi, gravissimi, È un inquinamento proprio della scena della perquisizione, è tutto. Hai creato qualcosa che non c'era. Così come fu fatto per la strage di Via D'Amelio. Presero tre rincoglioncelli, diciamo, della borgata, portati alla Sinara e tramite torture, vessazioni psicologiche, forse anche fisiche, con molta probabilità, li hanno convinti che fossero stati loro gli esecutori materiali della strage di Via D'Amelio. Mi spiego? Il racconto di queste tre figure, Scarantino e soci, fu talmente dettagliato che tutte e tre le corti che si occuparono del procedimento li hanno condannati, tutti. Non c'è stata una corte che ha avuto un mezzo dubbio, come nel caso di Pacciani per la corte d'appello, lì no. Primo grado condannati, secondo grado condannati, Cassazione conferma. Ciao, sono loro gli autori della strage di Via D'Amelio e saranno in carcere diversi anni, fino a che non parlerà poi Gaspare Spatuzza. E saranno rimessi in libertà, non dico con tante saluti, ma poco ci manca. Nel mentre chi si era occupato di questo procedimento, cioè il questore Arnaldo La Barbera, nome in codice Reptilius, era meglio morto. Quindi avete capito, con quelle manovre sporche hanno preso tempo per salvaguardare quello che gli interessava a loro, e poi diranno: prima o poi il tempo passa per tutti, anche io morirò e quando scopriranno tutto sarò già. Infatti è andata proprio così, esattamente così. Quindi perché ci si dovrebbe sconvolgere? Già bisognerebbe avere l'onestà intellettuale, perché ora noi conosciamo la vicenda, il mostro di Firenze, e ci sembra impossibile che
Pericinio, è un falso! Hanno prodotto una prova falsa e vi state ancora a chiedere se potevano o non potevano, l'hanno fatto! Mi spiego? Come si fanno a vedere queste cose? E se allora metti su in piedi una prova falsa, oltre a tutta la pantomima che vi ho già detto prima, il mostro, quello, l'appello e tutte queste stupidaggini, se fai tutto questo, un motivo ci deve pure essere. E com'è? Com'è? Se ben vi ricordate, per tutto il procedimento penale a carico di Pietro Pacciani, giunsero le lettere famose, no? Scritte dall'anonimo fiorentino, che hanno seguito tutto il percorso del processo Pacciani, ed il 1 novembre del 1994, con la condanna all'ergastolo, sono terminate quelle lettere e vennero fatte poi ritrovare tutte insieme in una cabina telefonica, mi sembra, proprio guarda caso di San Piero a Sieve, guarda caso. Ora, a prendere in considerazione anche quelle lettere, per quello che sono, perché mescolano cose vere a farneticazioni, a fantasia, dobbiamo prendere in considerazione il fatto che lui avvisava già per tempo le persone, comunicava con le persone, e che persone? Cioè, mi spiego, mandava lettere al vicepresidente del Consiglio della Magistratura lamentandosi dell'operato di Vigna, mandava lettere a Vigna, mandava lettere al padre di Piarontini, a seguito della condanna del Pacciani gli scrisse in quell'occasione, mi sembra, volevi giustizia e l'hai ottenuta, ma sai che è stato condannato un innocente, per dire. L'anonimo fiorentino ha mandato lettere agli avvocati Ventura e Fioravanti, Bevacqua arriverà dopo Ventura, avvisandoli, mettendoli in guardia sul fatto proprio dell'orto e del gingillo, quando Pacciani uscirà poi dal carcere, che lui già sapeva che sarebbe uscito, no? E non l'hanno mai preso in considerazione. Poi, come si è voluto dimostrare, come la storia ha dimostrato, che oggi sappiamo, quel gingillo è stato messo ed era un falso. Quindi chi era questo anonimo fiorentino? Anche queste erano lettere inviate dai servizi? Può essere. Perché? Andrà dimostrato. Nella mia ottica era sempre lui che ormai era stato messo in condizione di non nuocere, che continuava comunque a modo suo a tentare di interferire. Ci sono anche dei passaggi, no, dell'anonimo fiorentino in cui dice: nella notte di Vicchio mi chiamarono dalla questura per intervenire, io richiesi l'intervento dei cani cinofili, ma per volere del magistrato di turno, cioè Vigna, i cani non arrivarono mai. Vedete, anche qui è una frase sibillina, perché nelle lettere di questo anonimo fiorentino ci sono cose vere miste a cose false. Questa è una cosa falsa, perché sarebbe intervenuto lui allora con i cani cinofili per sentire cosa? Il suo stesso odore. Voglio dire, sei stato tu a uccidere a Vicchio, poi ti chiamano dalla questura, non si sa che ora, non si sa quando, per l'intervento dei cani, ma il magistrato non vuole. Se tu porti cani, avrebbero dovuto odorare il tuo odore, essendo stato tu a uccidere a Vicchio, no? Quindi non era un poliziotto. Lui confondeva le acque, come ha sempre fatto. Perché vi ho rammentato la figura del carabiniere piuttosto che del poliziotto? Perché Pierluigi Vigna, in quell'incontro pubblico, del quale vi ho già lasciato le clip nei video inerenti a Vigna, abbiate anche voi la pazienza magari di cercarle un momento,
facciamo un po' di lavoro per uno, no? Come si suol dire. In quell'incontro pubblico è Vigna stesso, un ex magistrato, e che magistrato, che pubblicamente, di fronte a centinaia di persone e con un suo amico colonnello, mi sembra, tra il pubblico, colonnello dei carabinieri, è lui a gettare un'ombra sull'arma dei carabinieri con quella battuta infelice. Fedeli nei secoli a chi? Dice Vigna. E fu tutta una stagione di scherzi, no? Come fedeli a chi? Come sempre Vigna voleva far sapere che era a conoscenza di qualcosa sull'arma dei carabinieri, evidentemente, che noi non sappiamo. E ci teneva a ribadire che però lo aveva contattato un suo amico generale dei carabinieri per dire che era rimasto molto soddisfatto del concetto in merito alla scorta di famiglia allargata. Allora, che cosa può essere successo per far sì che si portasse a processo Pietro Pacciani nei modi in cui vi ho detto? E quando l'accusa non poteva reggere, ecco perché l'attività febbrile di febbraio di atti di polizia giudiziaria per recuperare con i presunti complici, con Vanni, Lotti, la Ghiribelli, il Pucci, il Galli. Loro avrebbero dovuto svelare i misteri di 17 anni di duplici delitti, e si cerca di correre alla meno peggio ai ripari. Che cosa può essere successo? Nella mia visione, in quel colloquio, quando hanno scoperto che fosse una persona accanto a loro, Vigna e Perugini, chiaramente, mettetevi amici, anche nell'ottica delle parole del professor Francesco Bruno, la vicenda del mostro di Firenze è soprattutto una vicenda di potere. Bisogna vedere adesso che si intende per potere. Io mi sono messo nei panni di Pierluigi Vigna, al culmine nell'87, stava ascendendo, no? Alla sua carriera, le sue inchieste sul terrorismo di cui si è occupato negli anni 80 erano state condotte egregiamente, benissimo, e poi ti imbatti in questa figura, in questo carabiniere. Nella mia visione, figlio di una famiglia, diciamo, non importantissima, ma comunque influente. E allora Vigna avrà pensato due cose: al loro avvenire, suo e di Ruggero Perugini, perché, come dire, come sono frasi che si sentono spesso, no? Se viene fuori questa cosa, cadono i pilastri del cielo. Mi spiego? Qui ci azzerano tutti. Vengono azzerati i vertici della procura, a me compreso. Vengono azzerati i vertici della polizia, te compreso. Vengono azzerati i vertici dei carabinieri, loro compresi. Che non ci siamo accorti che fosse uno di noi a fare tutto questo. Allora, o Vigna ha intrapreso un dout des con questa famiglia, diciamo, influente, di dire: guardate, qui viene fuori uno scandalo che non finisce più, che Firenze viene rivoltata da sopra a sotto, che non è come una questione degli uomini della Uno Bianca che sono impazziti tutti insieme e hanno formato un gruppo criminale per andare a uccidere, a rapinare, fare assalti a campi rom, eccetera, eccetera, eccetera. Poi li scopri e li prendi per quelli che sono. Dei criminali, purtroppo in divisa, però hanno fatto quelle azioni lì. Qui è diversa la questione, molto diversa, perché si tratta di una persona che ha sconquassato per 17 anni
non solo la vita di un'intera regione, ma se vogliamo anche di un intero paese. Cioè il mostro, questa tragica vicenda è conosciuta dal nord al sud del paese. E scoprire in quel periodo storico lì quello che hanno scoperto loro, che si trattasse di una persona dello Stato molto vicino a loro, avrebbe fatto crollare tutto, sarebbe finito tutto dal loro punto di vista, una cosa gravissima, immensa. Come avrebbe fatto Vigna ad arrivare alla Procura Nazionale Antimafia? Se si fosse venuto a sapere pubblicamente chi era il mostro di Firenze, non ci sarebbe mai arrivato a ricoprire quel ruolo. Come a dire, scusa, avevi l'assassino seriale al tuo fianco e non te ne sei accorto, come puoi assurgere a posti di comando? Purtroppo non sei stato brillante in questa inchiesta. C'erano equilibri istituzionali enormi, non solo di ambizioni personali, non è solo una questione di ambizione personale da parte di Vigna, c'era di più. Se lui si è esposto a tal punto durante il processo di appello, il procuratore capo è andato contro al procuratore di udienza pubblicamente in un'intervista. Come dire, questo all'epoca suscitò un putiferio. Intervenne persino il ministro di grazia e giustizia dell'epoca. Ora non guardate il caso che si trattasse di Alfredo Biondi, ma quello è stato un effetto collaterale. Ma sempre il ministro di grazia e giustizia era, intervenendo, tuonando, no? Sulle prime pagine dei giornali. Vigna era finito su tutte le prime pagine dei giornali. Magari un giorno ce li leggiamo insieme, quegli articoli di giornale. È stato un putiferio istituzionale e mediatico. Vigna venne pesantemente censurato, dal Consiglio Superiore della Magistratura. Quello stesso Consiglio Superiore della Magistratura che però nel 97 lo eleggerà a Procuratore Nazionale Antimafia. Mi spiego? Ecco com'era cambiata la posizione di potere di Pierluigi Vigna dal 1991, pur essendo procuratore capo, insieme al CSM, e come sarà cambiata nel 97, venendo eletto, nominato procuratore nazionale antimafia. Per i suoi meriti, intendiamoci, Vigna sulle inchieste di terrorismo e di famiglie mafiose non ne ha sbagliata una. L'inchiesta che gli è venuta male, nei modi che sappiamo, è stata proprio quella sul mostro di Firenze. Vi ripeto, se n'è andato da Firenze lasciando un assassino seriale un po' incerto, vero? Non credibile, non fattibile. Cioè, ma mettetevi anche nell'ottica di Pierluigi Vigna, che arriva alla Procura Nazionale Antimafia. Guarda, lui è il magistrato che si è occupato delle stragi del 93, nella fattispecie di Firenze, via dei Gergofili, insieme a Chilazzi sono riusciti ad individuare esecutori e mandanti interni a Cosa Nostra, li hanno arrestati, sono stati processati e condannati in via definitiva tutti. Però è quello che si è fatto fregare dai contadini di Mercatale, eh? Quello sì è stato astuto a fregare Vigna per 17 anni. Ma vi rendete conto voi? Vi rendete conto voi che il procedimento Pacciani, il procedimento Vanni più 3 è stata tutta una messa in scena di soldi pubblici? Ve ne rendete conto o no?
E non si fanno tutte queste manovre per sbaglio, si fanno perché si vuol celare delle cose, delle questioni. Lo stesso discorso che vi ho fatto sulla famiglia ipotetica, che Vigna ha detto, guarda, insomma, succede uno sconquasso, là si potrebbe applicare anche ai carabinieri, no? Alla famiglia allargata, secondo Vigna. Una volta individuato l'assassino, dicono, è della compagnia di... della tenenza, sì. Andiamo a parlare con i vertici, chiaramente. Guardate che questo vostro commilitone un po' esuberante è lui, l'assassino seriale. Dottor Vignes, è lui. Dirà Vigna, che cosa possiamo fare in generale? Vale la pena far smantellare tutta la tenenza dei carabinieri di Firenze, tutta la magistratura inquirente per una svista? Del resto noi come voi, no? Noi inquirenti, magistrati e voi carabinieri, come avremmo mai potuto pensare che si trattasse di lui? Una persona vicinissima a entrambi. Qui ci cade la testa a tutti. Visto che è uno della vostra famiglia, noi come inquirenti facciamo il nostro. Abbiamo 300 nomi, uno al quale appioppare, diciamo, queste gravi cose, lo troviamo di sicuro. E l'hanno trovato, eh? E voi occupatevi, insomma, del vostro caro. Potrebbe essere anche quest'ottica qui, però sempre dopo il 1985, inizio 86, c'è un perché dopo. Perché né io che ritengo responsabili del procedimento Pacciano, Vigna Perugini, e né i carabinieri, sarebbe difficilissimo poter dimostrare che Vigna e Perugini e i carabinieri sapessero di questo assassino seriale e l'avessero già individuato, per esempio, negli anni 80. Perché allora lì si dovrebbe dimostrare un coinvolgimento perpetuo di Pierluigi Vigna, di Perugini, dei carabinieri, per proteggere questa figura. E come fai a dimostrarlo? E perché avrebbero dovuto farlo a quel punto? Non è come scoprirlo dopo, a fine della serie dei duplici delitti, una volta stretto il cerchio con la SAM. Quando lo scopri dopo, non sei complice di averlo coperto per tutti quegli anni, però a quel punto devi fare una scelta. È lì che comincia, diciamo, la complicità, dal mio punto di vista, per non sconquassare determinati equilibri, determinate posizioni che si stavano creando, magari sia nella magistratura per Vigna, ma anche sia all'interno dell'arma dei carabinieri. Quindi hanno scelto, secondo me, la soluzione che vi ho detto, un do ut des, come si dice, come le tre scimmiette, non vedo, non parlo, non sento, seppur a malincuore, che se ben vi ricordate le clip di Pierluigi Vigna, quando abbassa la testa così, mentre parla, nulla deve rimanere di intentato, sempre la pantomima. A parlare della famiglia, operi sul suo caro. Quando Vigna è andato a fare quegli appelli nell'87 presso le reti di Stato, era già stato raggiunto questo accordo. Mi spiego? Questo
Dout Des era già stato raggiunto o con l'arma dei carabinieri o con questa ipotetica famiglia che vi ho detto. Perché non ha senso che tu, procuratore incaricato di un'indagine, di un'inchiesta così delicata, vada in televisione a fare degli appelli ad una persona che speri mai che si possa consegnare, ma perché si sarebbe dovuta consegnare a te? E allora, a seguito dell'individuazione di questa figura, di questo assassino che si è lasciato lui catturare, dice: vi aspetto, parliamone. E infatti, vedi, anche se mi ha trovato, devo rimanere comunque impunito, perché se cado io come assassino seriale, cadi anche tu come magistrato, non vai da nessuna parte, e con te tutte le persone che ti hanno dato mano in questi 17 anni, in questa inchiesta per cercare l'assassino seriale unico, quando invece ero io e mi avevi davanti agli occhi e non mi hai mai visto. Di alla pubblica opinione come stanno le cose, vediamo. Sai, si fa presto a dire chiaramente, no? Per un assassino, è un assassino, come fai a proteggerlo? Ho capito. Ma si vede che a forza di familiarizzare troppo con questa vicenda, vi ripeto, guardiamo ai personaggi come personaggi, come Vigna, Pregini, Canessa, Giuttari. Amici, amici, ma io non lo so mica che cosa avrebbero potuto mettere in atto una volta scoperto il tutto, eh. Non posso mica dare a prescindere che siano tutte manovre, diciamo, lineari. Abbiate pazienza. Io, se fossi stato un funzionario, avrei arrestato questa persona e l'avrei portata di fronte alla pubblica opinione. Equilibri o non equilibri? Carriere o non carriere? Io. Ma loro a regola non l'hanno fatto. Non vi dimenticate bene della falsa prova, eh? E di tutte le altre iniquità che ci sono state nell'inchiesta Pacciani. Fate sempre questi paralleli. Vigna arresta terroristi e mafiosi e poi i suoi uomini si scordano di sequestrare l'album da disegno, ci pensano alla quinta perquisizione e Pacciani glielo lascia sempre lì l'album da disegno, no? Ma lo vedete che sono stronzate? Chiunque abbia in mente la pubblica accusa nei confronti di Pacciani mi porti un esempio, uno solo, di come la pubblica accusa abbia formulato nel corso del dibattimento, non nella requisitoria finale di Paolo Canessa, perché lì nelle parole di Paolo Canessa, nella sua requisitoria, c'è tutta la visione dell'assassino seriale, una persona sola che ha sempre fatto tutto da solo. Quella era la unica, tra virgolette, prova che si trattasse di un'indagine basata sull'assassino seriale, perché nel corso del dibattimento, ditemi voi, quale fatto, quale testimonianza ha potuto rimandare all'idea che Pietro Pacciani fosse un assassino seriale? Ditemene una, pensatene una. Non c'è. Quando sono stati chiamati a testimoniare funzionari che poi si sono occupati anche dell'indagine, pensate, a proposito di stranezze, no? I familiari di Spalletti, moglie e fratello, no. I funzionari che si sono occupati del procedimento Pacciani poi vanno a testimoniare sulla bontà del procedimento Pacciani. Grazie al cazzo, scusate, comunque, è legittimo. E parlavano di trascorsi, di vita del Pacciani. Ha fatto quello, ha fatto quell'altro, sì, sempre le stesse cose, no? Sì. Che c'entra con l'assassino seriale? Niente. Da che cosa si è dedotto che potesse essere un abile sparatore? Dalle parole del Nisi? Che diceva che tirava ai fagiani con la pistola? O del fatto che in gioventù, quando era nei partigiani o in guerra, facesse parte del gruppo mitraglieri o fucilieri?
E se fosse stato così bravo a sparare, Pacciani allora avrebbe continuato a sparare, no? Nel corso della sua vita. Invece no, è andato a fare il contadino, guarda un po'. Poi, che elementi c'erano? Cioè, l'accusa era di essere l'assassino seriale, all'inizio il capo di imputazione era di aver ucciso tutte e 16 quelle persone. In che modo? La pistola non c'era, no? Il coltello non c'era, neanche un coltello, per dire, no? Niente. E come, cioè, come basi la tua indagine, la tua, cioè come impronti la tua pubblica accusa nei confronti dell'imputato che gli stai contestando di essere l'assassino seriale? Già non c'è pistola e coltello, parte male. Perché sulle vittime si sono trovati evidenti segni, no? Di colpi di pistola e di colpi di arma bianca, effettivamente. E l'imputato, all'imputato non è stato trovato né l'uno né l'altro. E allora perché l'hai portato lì? A fa' che? Ditemi voi. L'ha sperduto su che cosa ha testimoniato questa povera donna? Sul fatto che Pacciani si prendesse a confidenza. Il salto del capretto. I ragazzi che hanno testimoniato voi che erano andati in affitto a casa di Pacciani, su cosa hanno testimoniato? Che aveva qualche foto pornografica, qualche quadro un po' così? E beh, che c'entra? Con l'assassino seriale unico. Il quadro, no? Il famoso scivolone del quadro attribuito a Pacciani, che lui l'aveva solo colorato, aveva aggiunto delle particolarità, i piedi lunghi, queste croci, no? E allora? Come ha fatto Pacciani a uccidere tutte queste persone? Come ha fatto a rimanere sempre impunito per tutti quegli anni? Come ha fatto a fottervi pubblica accusa che ora lo stai imputando per tutti quegli anni? Dimmi te. Niente, non viene spiegato nulla dalla pubblica accusa. Vi rammento, le lettere non sono contestate minimamente all'assassino seriale. Ci credo. Il DNA non poteva essere quello. Quindi, ditemi voi. Che indagine è stata? Cioè, non sono manovre queste. Purtroppo poi, arrivando a processo con quegli elementi lì, i giudici, come vi ho detto per l'esempio di Scarantino, non è mica che fossero tutti collusi, intendiamoci bene. Sulle basi di quelli che sono stati gli atti, alcune corti si sono convinte di alcune colpevolezze, altre corti no, e altre corti sì. Però non è che fosse tutto un complotto. Quando le indagini sono fatte male e ti presenti a processo con elementi indiziari che per una corte valgono ma per l'altra no, e anche la pubblica accusa lo sapeva che non avrebbe letto quel quadro accusatorio, è corsa ai ripari buttando dentro queste figure che vi ho detto e che ci hanno portato poi alla verità storica che conosciamo oggi. L'unico esecutore materiale è Mario Vanni, condannato in quanto esecutore materiale, l'eccessore. Lui e basta. Non ha sparato Vanni, così come non ha ucciso, vero? Però c'è una sentenza. E il complice Lotti che ha sempre fatto da palo, ogni volta. Ha detto, ho sparato anch'io, ma non è stato creduto. E Lotti quindi non ha assassinato nessuno per la giustizia italiana. È stato condannato in quanto complice, sicuro del Vanni e presunto di Pietro Pacciani. Ora, tutte queste manovre che vi ho detto possono essere frutto del caso? Assolutamente no. Non sono minimamente frutto del caso, qui non c'è nessun complotto, qui c'è stata una manovra di sopravvivenza da parte dei vertici, certamente della magistratura inquirente fiorentina, coadiuvata dal capo della squadra mobile, Perugini. Ma qui non si tratta di fare di tutto nel buon fascio, eh? Allora la polizia come ha potuto rendersi partecipe di questa pantomima? No, Perugini
si è reso partecipe e complice di questa pantomima. Mi spiego? Vigna andava presso le reti di Stato a fare gli appelli quando già le cose erano aggiustate, dice, poi ci pensiamo noi a indirizzare l'attenzione su qualcun altro. Il procedimento a Pietro Pacciani con la Brodo non ha nulla a che vedere con l'impostazione della pubblica accusa dell'assassino seriale unico. Lo hanno dimostrato nel tempo la storia, le sentenze e purtroppo anche forse quella morte così improvvisa, così strana di Pietro Pacciani, che però è stata definita una morte naturale e in quella maniera si è conclusa. Però secondo me la vicenda del mostro di Firenze è andata esattamente come vi ho detto ora. Era uno di loro, non poteva essere rivelato all'opinione pubblica per i motivi che vi ho detto, poi ognuno chiaramente la pensa come vuole. Se qualcuno pensava minimamente che potessi dire è lui l'assassino seriale, magari, no? Se avessi delle prove tangibili su chi potesse essere l'assassino seriale, mi sarei forse già recato da chi di competenza, ma no, osservando la questione da appassionato di questa tragica vicenda, osservando la questione come cittadino, perché io quando osservo questa questione, e ora mi infervoro un attimo, e guardo l'impiego di uomini e risorse dello Stato per fare queste cose qui, perché un conto è prendere una cantonata durante un'indagine, e troppe ne hanno prese durante questa inchiesta, abbiate pazienza, e prima lo Spalletti, e poi non era lo Spalletti, e poi i Sardi, e non erano i Sardi, e poi i Pacciani, e non era Pacciani, e poi erano i Vannellotti, e poi c'era anche il medico. Oh, ma che mister, che cos'è questa? Cioè, se voi osservate la tesi ufficiale, la storia, com'è andata, altro che un romanzo. Cioè, quella è fantascienza davvero, anzi, come direbbe il Pacciani, fatascienza. Ma stiamo scherzando, da un'indagine che era partita bene, poi si inizia con gli arzigogoli, le questioni, perché l'hanno individuato. E era una cosa, vi ripeto, talmente inconfessabile, che allora si è riparato in un modo o nell'altro, in questa maniera, e le cose sono andate poi così. Che cosa ci raccontano oggi le indagini e le sentenze in merito a Pacciani e Vannellotti? Quello che vi ho già detto. Ecco com'è andata secondo me la vicenda del mostro di Firenze. Il nome è chiaramente che chi ti vuoi nomare, nel senso, sarebbe come attribuire, no? Pietro Pacciani, no? Nel senso, è la stessa identica cosa. È una brutta storia questa, è una brutta storia doppiamente brutta, perché si è salvaguardato equilibri, carriere personali, equilibri anche istituzionali, di sistema. Per far sì di arrivare poi alle altre questioni che conosciamo oggi, le altre piste aperte, quelle da aprire, quelle che si sono aperte e poi chiuse, quelle che rimangono nel limbo, in sospeso. E l'indagine ufficiale, quella che vi ho appena descritto, secondo me è andata proprio in questo modo. Avevano individuato chi era e hanno risolto in quella maniera lì, perché non potevano fare altrimenti. Cosa spinge un funzionario a volte ad andare oltre quelli che sarebbero i suoi doveri e quello che dovrebbe essere rappresentato dallo spirito di servizio, a compiere poi determinate azioni? Non si sa. Nel caso dell'assassino seriale unico di Firenze, la sua divisa era soltanto una maschera che gli permetteva di poter mettere in pratica questo suo lato oscuro.
Nel caso dei funzionari come Pierluigi Vigna, come Ruggero Perugini, il soprassedere in qualche modo, pur essendo una vicenda così grave, a determinate questioni è perché quel soprassedere oggi, seppur magari a malincuore, garantisce o potrebbe garantire migliori sviluppi domani. Non poteva interrompere quello che già avevano cominciato, vi ripeto, sarebbero stati azzerati a livello istituzionale, statale, e quindi ecco perché ci ritroviamo oggi in tutta questa storia che sembra chiaramente non tornare con nulla e non potrà mai tornare con nulla nei termini che conosciamo, se non si, secondo me, si cerca di approfondire, di scandagliare, di comprendere comportamenti di due funzionari come Pierluigi Vigna e Ruggero Perugini, funzionari di alto livello che però hanno messo in pratica atteggiamenti molto discutibili al limite di quello, cioè al limite dello spiegabile. Io ho cercato di dare quantomeno, anche magari giustificando, un simile modo di agire, ma sono azioni che non, cioè sono intollerabili, inconcepibili, mi spiego. Andare ad alterare la storia, incolpando poi una persona che nel tempo si è rivelata, non si è rivelata a niente. Se questo è stato fatto è per i motivi che vi ho detto. Questa è stata, secondo me, la vicenda del mostro di Firenze. In sintesi, dopo 80 video, insomma, discutiamone, parliamone. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e per la pazienza. Alla prossima.